Grande maestro, ci troviamo finalmente qui, nonostante il secondo lockdown. Buongiorno. Ho avverto un disagio nel momento in cui mi si apostrofa con maestro. Preferisco essere alunno, imparare, cercare di capire intorno a me che sta succedendo. Ho detto che l'anno scorso con tuo fratello Eugenio avete scritto La realtà non può essere questa. Esatto, era una situazione ottenebrante, livida, ferrea, come questa che vedo adesso dal balcone. E quindi mio fratello Eugenio ha detto: ottimizziamo questo tempo di reclusione. E quindi gli ho mandato una ballata alla Dylan, alla Bennato. Vedi, lo ripeto spesso perché comunque è interessante, divertente. Cioè io quando ho dei brani, delle frasi musicali, all'inizio, non avendo ancora il testo, le canto in finto inglese. Infatti questa faceva così. Regina ha fatto un testo che parla della realtà vivida, vivida che viviamo, da più di una stessa parte. Il senso di questa canzone è che quella che noi chiamiamo rete, cioè che sarebbe il modo in cui si comunica con gli altri, anziché così aiutarci, ci imprigiona. La rete ci imprigiona, come tanti pisciolini che finiamo nella rete. Imprigionati nella rete. E poi parla della realtà che comunque non può continuare a essere questa. La realtà non può essere fatta di chitarre che suonano da sole, come in questo momento, nel silenzio di una stanza. La realtà è auspicabile, che cambi e che le chitarre suonino all'aperto. La realtà è tutta in questa stanza. Nella rete che annulla ogni distanza. La realtà è fuori dal balcone, nella rete che diventa una prigione. La realtà è solo l'illusione di chitarre che suonano da sole, nel silenzio di nessuna festa. La realtà non può essere questa. L'amore non può essere virtuale, ha bisogno di parole sussurrate, di parole che tu sola puoi sentire, ha bisogno delle strade e di tutto il mondo da scoprire. La realtà è correre nel vento, nella gara di nessun traguardo, nell'amore che sventola nel porto. La realtà non può essere altro. Non può rinunciare ai sogni e sognare le parole nuove, di coscienze pronte a dire basta. La realtà non può essere questa. Quest'amore non può essere virtuale, ha bisogno di parole sussurrate, di parole che tu sola puoi sentire, ha bisogno delle strade e di tutto il mondo da scoprire. La realtà è tutta da rifare,
è la vita, e non si può fermare. E che canta la sua ribellione alla rete che diventa una prigione. Non basta rinunciare ai sogni, non basta vivere l'illusione di chitarre che suonano da soli nel silenzio di nessuna festa. La realtà non può essere questa, la realtà non può essere questa. Io spero che chi ci sta guardando in questo momento possa apprezzare il fatto che Edoardo Bennato ci abbia regalato un live con un testo aderente alla realtà, perché la capacità degli artisti è quella sì di leggere la realtà, ma poi di trasfigurarla, di essere bravi a fare le astrazioni, a immaginare le possibili evoluzioni. Io prima vi ho letto il testo di Bravi Ragazzi, che è un testo di quasi 50 anni fa, che potrebbe essere fatto il copia e incolla sulla realtà del lockdown 2021, no? Ma poi cosa mi piace di Edoardo Bennato, e lo dico, chi mi segue qui e altrove sa che no, di tutto posso essere accusato tranne che di essere un ruffiano, ma mi è sempre piaciuto Edoardo Bennato perché è sempre uno che le ha cantate, ma in senso letterale, le ha cantate a tutti, agli impresari di partito che mi hanno fatto un altro invito e mi hanno detto che finisce male se non vado anch'io al grande raduno nazionale, fino a questo ultimo album Non c'è dell'autunno scorso, con le rivisitazioni delle sue canzoni di successo, di alcune, e gli inediti, questa che ci ha fatto sentire, e Mascherate, no? Mascherate, che è una canzone molto bennatiana, ritmica, quasi schizofrenica, dove si dice che ci sono le mascherate nei convegni, nei discorsi ufficiali, e per dare il buon esempio, tutti bene imbavagliati, mascherate nei conventi, in tribunale, in attesa di istruzioni, tutti pronti a ballare. È questa la capacità degli artisti, illuminare la realtà con un punto di vista affascinante e spiazzante. Ho detto male, Bennato? Ho peccato di eccessiva saliva nei suoi confronti? Allora, tu parlavi di arte, di artisti, e quindi penso che tu ti riferisca in genere a tutte le forme d'arte. Io vedo alle tue spalle i tuoi dipinti, ad esempio, fatemelo dire anche qui con un flash, Edoardo Bennato è uno capace di scrivere una canzone che si intitola Pronti a salpare, che viene premiata poi da Amnesty come canzone dell'anno sui diritti umani, anche se, per come lo capita io e per come credo l'abbia spiegato lo stesso Bennato, Pronti a salpare è sì riferita a coloro che salpano fisicamente i migranti, ma poi riguarda tutti noi, perché anche noi dovremmo essere teoricamente essere pronti a salpare. E dico, prende il premio di Amnesty, poi si fa un selfie con Matteo Salvini scatenando lo Sturm und Drang delle polemiche, perché la libertà dell'artista è anche questo, di non cedere ai pregiudizi o ai ricatti ideologici da qualsiasi parte arrivino. Prego, Bennato. Ma è inutile puntualizzare questo. Vedi, da tempo, per cercare di far capire quello che io magari intuisco, comunque percepisco, è che mi ricordo che c'era un radiocronista molto forte, si chiamava Niccolò Carosio. Niccolò Carosio cominciava le sue c'era la radio e lui esordiva: amici sportivi italiani, buon pomeriggio. Amici sportivi italiani. Lui in effetti si rivolgeva ai tifosi, però li chiamava sportivi. C'è un paradosso. Lo sport, il tifo è antitetico rispetto allo sport. Lo sport significa, in virtù della sacrosanta teoria mente sana e corpo sano,
che misurarsi con l'avversario significa anche migliorare le proprie capacità. Misurarsi con l'avversario significa competere con l'avversario, ma stringere la mano all'avversario che ti ha superato. Insomma, diciamo che lo sport è una scuola di vita. Il tifo, e lo ammetto anch'io, sono tifoso, è antitetico, è esattamente il contrario dello sport, inteso come attività sportiva e come miglioramento delle nostre capacità fisiche e mentali. Il tifo è abbruttimento. Sono anch'io tifoso. Viene fuori la parte peggiore di me. L'assalto feroce all'avversario, all'arbitro, a tutti. E quindi le squadre di calcio rappresentano fazioni di tifosi che spesso e volentieri, più volentieri che spesso, si sfidano, si scannano. C'è una sorta di parallelismo tra sport e tifo sportivo e tra politica e militanza politica. La politica la vedi per le strade, tra la gente comune, tra gli atteggiamenti, dalle strutture. Quella è politica, qualcosa che interessa la gente. Anche a chi intervistato dice no, guardi, io di politica non voglio sapere niente. Lui ha fatto una dichiarazione politica. Politica è il nostro modo di confrontarci con gli altri, di comunicare con gli altri, di migliorare la situazione generale attraverso il costante confronto e colloquio con gli altri. Questa è politica. Molti invece, quasi tutti, pensano che politica è innanzitutto un luogo ben preciso dove dei ministri, dei gente che è stata votata dalla comunità si scontra, e pensano che fare politica è la militanza politica, scontrarsi ferocemente, odiare ferocemente quelli della fazione politica avversa. Militanza, scontro. Quindi vedi, è tutto un paradigma completamente da ribaltare, finché noi le nostre analisi, le nostre discussioni le facciamo secondo gli schemi correnti, rimarremo sempre volenti o volenti complici delle diatribe, delle fazioni politiche, di quelli che io chiamo guerri e ghibellini. Soltanto se assumiamo nuovi parametri e scontriamo prioritariamente il campo alle demagogie, forse potremmo essere propositivi. Insomma, per essere propositivi bisogna cambiare completamente lo schema. Tu poco fa parlavi di bravi ragazzi. Anch'io, vedi, è strano, cioè, che io abbia scritto questo brano. Una di notte c'è il coprifuoco, pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco. Ora non c'è più tempo per pensare, tutti dentro chiusi ad aspettare. Per fronteggiare la situazione c'è stato un programma alla televisione. Hanno parlato tutti gli avvocati di tutte le bandiere di tutti i partiti. Ed è stato proprio commovente vedere tutti quei grandi sacrificare le proprie idee in nome del bene della gente. Poi hanno dato severe istruzioni di stare calmi, di stare buoni. Buoni, su, buoni ragazzi, ma non è il caso di agitarsi. Bravi, su, ma ben bravi ragazzi, vedrete che poi temeremo tutto. Sembra, come dici tu, scritto adesso, ma non perché io sia un vate o un indovino, perché sono da sempre, cioè mi scrollo completamente da dosso ogni tipo di demagogia, cioè di luoghi comuni. I primi brani erano arrivano i buoni, uno sfottò ai nuovi arrivati, a quelli che mandano via i cattivi. E diventano loro responsabili del bene della comunità. Arrivano i buoni, finalmente ho capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni, hanno fatto un elenco di tutti i cattivi da eliminare.
La politica è intesa come odio, designare l'avversario, eliminare l'avversario a qualunque costo. Sbatti il mostro in prima pagina. Ma che bella città. Sul giornale c'è scritto, voi fidate di me, il peggiore di tutti. Si è scoperto chi è, alle ore contate. Ah, ma che bella città. Sul giornale c'è scritto, puoi fidarti di me, il peggiore di tutti si è scoperto chi è. Sbatti il mostro in prima pagina. Tra l'altro, Edoardo, io ricordo che nel tuo penultimo album c'era La calunnia è un venticello, in cui ti riferivi alle vicende diverse, ma terribili entrambi, no? Del fatto che erano stati additati per motivi diversi alla reazione dell'opinione pubblica Enzo Tortora e Mia Martini, no? La calunnia è un venticello perché è facile calunniare gli altri salendo in cattedra, fare la morale e, grazie ai mass media, sbattere il mostro in prima pagina, salvo poi scoprire che magari il mostro non era quello, o sbaglio? Sì, appunto, vedi, come ti dicevo prima, l'arte, la cultura devono essere in teoria, anche in pratica, svincolate dalle lotte e dalle diatribe delle fazioni politiche. Una volta si diceva servo del potere. Cioè, servo del potere significava essere complici del potere. Qualcuno potrebbe dirmi, sì, ma se il potere è efficiente, bisogna ratificarlo, sannarlo. No, mai comunque. L'arte, la cultura devono essere sempre costantemente contro il potere. In questi giorni c'è un'ennesima celebrazione di Dante Alighieri, con tutta la stima e il rispetto per Dante Alighieri. Lui ha una concezione medioevale. Lui divide l'umanità in buoni e cattivi, divide anche i suoi contemporanei in buoni e cattivi. Fa una classificazione ben netta, precisa, al suo uso e consumo dei buoni e cattivi. Era il tempo dei Guelfi e Ghibellini. Lui parte da questa concezione, i buoni e cattivi. Io invece nell'album I buoni e cattivi, che poi è stato il primo album che sono riuscito a far ascoltare, parto da questo presupposto. Non esiste una differenza netta, una separazione tra buoni e cattivi, non in base a quelle che sono delle convenzioni politiche o pseudopolitiche. Un essere umano si distingue attraverso tre elementi: il suo aspetto fisico, pelle più scura, pelle più chiara, occhi azzurri, capelli biondi, capelli neri, ricci, ecco, la sua fisicità, primo elemento. Secondo elemento, il suo codice latitudinale, cioè il codice latitudinale dell'area da cui viene, dove vive. Il terzo elemento è l'indole. Di questi tre elementi, soltanto uno è significante e importante, l'indole. L'indole di un essere umano è la sua capacità di confrontarsi con gli altri, di avere amore verso gli altri, è relativa al modo con cui è stato accolto su questo pianeta. Se un essere umano, quando nasce, avverte alla percezione che intorno a sé c'è amore, cioè che è stato bene accetto, che c'è amore nei suoi confronti, sembra che il neonato non percepisca, ma nei primi giorni, nelle prime settimane, nei primi mesi e poi negli anni di vita, in questa fase in cui si costruisce un essere umano, lo si definisce fisicamente e mentalmente, ecco, soprattutto mentalmente, in quella fase un essere umano ha la sua indole. Se un essere umano, dovunque sia nato, anche nel ghetto peggiore di Manila, o di Abidjan o di Lagos, però se un essere umano che ha avuto affetto nei primi giorni, settimane e mesi di vita, sarà un adulto in grado di restituire comunque affetto e propositività agli altri.
Quindi diciamo che gli altri due elementi, soprattutto quella della fisicità, non contano. Il senso di pronti a salpare e dei miei quadri in cui la figura di quel contratto è questo. Su questo pianeta non ci sono diverse razze. L'apparente diversificazione delle razze è dovuta allo spostamento latitudinale di migliaia, decine di migliaia di anni. I nostri antenati, pensate, avevano tutti quanti la pelle nerissima come la pesce, perché i nostri antenati vivevano in una zona equatoriale e in quella zona i raggi del sole sono talmente duri, spietati, che se non hai molta melanina, crepi. La melanina significa pelle nera. Nel corso degli spostamenti latitudinali, man mano i nostri antenati hanno cambiato, avvicinandosi ai tropici ai poli, e quindi già in Egitto hanno una pelle più chiara, ma soprattutto in Roma, man mano, la vedete questa linea che si muove lentissimamente nel corso di migliaia di anni, alla fine quando i componenti della famiglia umana sono arrivati all'altezza del circolo polare artico, la pelle è diventata chiara, glabra, così dire, gli occhi azzurri, i capelli biondi, ecco. Quindi al di là, dispetto del colore della pelle, noi ci sentiamo nel marzo finalmente del 2021, al di là di tutti gli scompensi e di tutti i traumi, ci sentiamo di affermare che su questo pianeta non ci sono diverse razze. È quello che volevo evidenziare attraverso questi quadri, in cui ci sono i vuoti contrari. Perché ogni affermazione in questo momento sei costretto a circostanziarla, a definirla. Però purtroppo, vedi, noi siamo riusciti attraverso varie fasi, per esempio, a risolvere un problema fondamentale, quello della costruzione di qualunque struttura sul pianeta. Una volta si costruiva in modo empirico, così in modo istintivo, adesso c'è un codice che si chiama scienza delle costruzioni, in cui il parametro fondamentale è l'attrazione terrestre. Cioè, sembra che un oggetto sia caduto, in effetti è stato attratto. Ecco, la scienza delle costruzioni è un codice, un manuale che mette tutti d'accordo su questo pianeta. Per cui in questo momento, mentre io e te stiamo parlando, gli architetti, gli ingegneri americani e statunitensi costruiscono in base allo stesso parametro dei loro colleghi in Cina. Gli architetti, gli ingegneri, i manovali, i geometri del Nord Corea costruiscono in base allo stesso parametro dei loro colleghi del Sud Corea, al di là delle donne che ci sono. Se noi riuscissimo a individuare un parametro o due parametri o dei parametri che comunque ci risolvino tutti gli altri problemi etici, morali, giuridici, razziali, religiosi, faremo un passo avanti. Perché vedi, in questo momento ci troviamo sull'orlo del baratro, sull'orlo della autodistruzione. Il problema prossimo Ventura, ne parlo spesso con mia figlia adolescente, che comunque studia e si interessa di questi argomenti, il riscaldamento globale. La priorità, a parte forse rispetto anche al riscaldamento globale, è questa differenza che c'è in questo momento sul pianeta tra le fasce latitudinali privilegiate e quelle invece danneggiate, quelle che si trovano in situazioni ormai insostenibili, di queste megalopoli del terzo mondo, di quest'area latitudinale ben definita, l'area equatoriale, che scoppiano. Le deflagrazioni che arrivano da queste megalopoli arrivano fino a noi sotto forma di esodi biblici, e quindi la gente comune si spaventa ed è facile preda degli imbonitori, dei politicanti senza scrupoli, e si scatena questa reazione, per cui alla fine il problema non è più il problema stesso, ma la sopravvivenza delle fazioni politiche. Ci sta magari in questo momento una delle fazioni politiche che è in difficoltà e si parla di questo. C'è della sopravvivenza di una delle fazioni politiche. Qualcuno potrebbe dirmi, caro Bennato, il progresso e la proposità e anche attraverso il confronto e lo scontro delle fazioni politiche. Sì, ma questo è uno scontro inutile e senza senso. Il vero problema in questo momento sembra che non sia più la sopravvivenza della razza umana, ma la sopravvivenza delle fazioni. Bennato, io l'ascolterei, poi esco da questa finzione, ti do del tu perché ci diamo del tu, io ti ascolterei per ore, ma il tempo ha purtroppo anche qui sul web, dove non abbiamo pause pubblicitarie, dove si può parlare, mi vincola. Aggiungo però un paio di considerazioni. C'è un paradosso che spero non sia sfuggito a chi ha seguito il ragionamento che ha fatto Edoardo Bennato. Edoardo Bennato ha scritto una canzone in cui ci ricorda
che la musica talvolta sono solo canzonette. Ecco, sono solo canzonette, ma è vero fino a un certo punto, nel senso che poi le canzoni veicolano interpretazioni e messaggi molto chiari che riflettono una personalità poliedrica come quella di Edoardo Bennato, che non è semplicemente un musicista, cantautore, che lui stesso dileggiava nella canzone che trovate dentro a Non c'è, perché ripeto, Non c'è, che è il suo ultimo album, contiene degli inediti come Mascherate, come La realtà non può essere questa, ma anche delle rivisitazioni di alcune canzoni del suo repertorio ormai cinquantennale, tra cui Cantautore. La bravura dell'artista è leggere la realtà e trasfigurarla, mandandoci dei messaggi, senza salire in cattedra, perché Edoardo Bennato non vuole passare per un guru, non vuole passare per un grillo parlante, rimanendo nell'ambito del Pinocchio e delle favole che lui ama tanto, anche se poi ha fatto una fata turchina che era Maria Elena Boschi, o sbaglio? Sì, quando ho preparato questa mostra di quadri che volevo comprare, poi mi sono fatto prendere la mano, ho fatto anche questo quadro che raffigurava appunto la mia idea della Fatina, la protagonista di questo musical su Pinocchio che mi appresto a mettere in scena. E quindi avevo pensato a Maria Elena Boschi, che comunque anche per il suo accento toscano rappresenta un po' la Fatina collodiana. Qualcuno in questo momento starà già imprecando quelli della fazione contraria, magari sta pensando: caro Bennato, laddove tu riuscissi a fare in modo che Elena Boschi interpretasse il ruolo della Fatina, ma noi ci terremo lontani dal teatro, perché noi odiamo Elena Boschi e tutta la fazione che le rappresenta. Vedi, comunque è chiaro che c'era c'era anche una componente ironica nella mia richiesta alla Fatina, a Elena Boschi. Cara Elena, sei solare. Io ti faccio un invito che potrebbe apparire anche blasfemo, irriverente, addirittura una proposta indecente, lo ammetto. Ma sai, io sono un eversivo, un provocatore, però questa che ti faccio non è una provocazione, è anche una componente di affetto nei tuoi confronti. Cioè, tu sicuramente da ragazzina volevi fare la politica, hai avuto 110 lodi, ti sei laureata, sei brava. Però, vedi, io ti insinuo in un dubbio, Maria Elena. È vero che tu pensavi di poter essere utile alla comunità facendo politica? Essere utili alla comunità che rappresenti, alla società, e l'hai fatto anche in buona fede, sicuramente. Però, vedi, la politica è diventata un baraccone maleodorante, e anche lì alla Leopolda ti ritrovi magari in un covo di serpenti. La mia è sempre una provocazione forte, feroce nei confronti di tutti, anche di me stesso. Cantautore non sfottò a me stesso, per esempio. E quindi, cara Fatina, io ti propongo, anche se ti ripeto questa proposta ti potrà sembrare indecente e irriverente, di fare tu la protagonista del mio musical. È vero, sei abituata a fare gli autografi, ma in quel caso là firmeresti gli autografi nei camerini per della gente che è venuta a sentirti e che ha avuto veramente qualcosa di propositivo, di un'emozione. Magari dei bambini che nel ruolo di Fatina ti hanno adorato. Per cui pensaci, rifletti, ti prego. È vero, io sono un provocatore, anzi, addirittura nella favola di Peter Pan, Capitano Uncino dice a Peter Pan: è solo un qualunquista, un esibizionista. Di tutti i miei nemici è il più pericoloso, il primo della lista. Bennato, qualunquista. Ma l'ho detto fin dalla prima ora. Rinnegato, sono un rinnegato. Eugenio dice che io sono un rinnegato. O comunque ero io che ironizzavo sul fatto che Eugenio dicesse che io sono un rinnegato. Sono solo canzonette e una frase ironica, implicitamente ironica.
Certo che sono solo canzonette. Il rock ha come obiettivo quello di dare buone emozioni e propositività. Io quando vado a un concerto dei Green Day o degli Smashing Pumpkins accumulo energia e propositività. Il rock però si differenzia dalla musica leggera. La musica leggera è sempre, vuole essere giustamente rassicurante, ha un suo ruolo ben preciso e lo assolve. Divagare, non pensare, non riflettere, finché la barca va, lasciala andare, rilassati, non pensare, divagati e basta. E la musica leggera ha un suo compito e lo assolve efficacemente. Efficacemente, mentre invece la musica rock, o almeno la musica che intendo io per musica rock, è provocazione costantemente, mai essere complice del establishment, mai. Quindi diffidate da quelli che in questo momento in nome del rock vi fanno degli appelli, vi rassicurano. Io non vi rassicuro, non rassicuro neanche me stesso. Ma non rassicuro gli altri neanche me stesso, perché da qui nasce la propositività. Cioè l'ottimismo del rock e la capacità di svincolarsi dai pregiudizi, dai luoghi comuni, dagli stereotipi e dalla lotta feroce delle fazioni politiche per dare buone vibrazioni e propositività degli altri. Prendete tutto quello che dico col beneficio dell'inventario. Potrei essere soltanto un pazzo, un pazzaglione scalmanato. Quindi attenti. Anzi, non dite che ascoltate Bennato, potreste essere inquisiti. Come complici, invece io lo dico e ribadisco, se avete la possibilità ascoltate Mascherate, riascoltate La realtà non può essere questa, andatevi a sentire, a guardare la lista dei brani, dentro non c'è l'ultima opera omnia di Edoardo Bennato. Acquistatela, non rimarrete delusi, datemi retta. Grazie Edoardo, non ti chiamerò maestro, ti chiamerò amico, tutti dalla stessa parte della barricata contro... Improvvisamente è andato via l'audio, non ti sento più. Perfetto, va benissimo così. Grazie, grazie, grazie a Edoardo Bennato. Ciao a buon tutti. Lavoro, noi ci rivediamo domani con Gilberto Corbellini, la pseudoscienza, l'Italia come paese della pseudoscienza, chiedo scusa a Milano, ci siamo allungati ma siamo partiti in ritardo col maestro e mi pareva giusto riequilibrare. Buona giornata a tutti, ci rivediamo domani. Ciao.